Che cosa ne è oggi di Chernobyl, di Chernobyl? Lo facciamo collegandoci in diretta, c'è per noi a Milano, eccolo qui, Massimiliano Squillace, grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Massimiliano Squillace, perché? Perché è suo il libro Scatti dall'Inferno, delle edizioni Infinito, che è, possiamo definire un po' un racconto di un viaggio in quello che è quasi un dopoguerra nucleare. Ci sono delle cose che tu scrivi, Massimiliano, e ci sono tante foto che raccontano cosa c'è di Chernobyl oggi. E sono sicuramente foto inquietanti che man mano di lungo questa chiacchierata potremo anche mandare in onda e farle vedere anche ai nostri telespettatori. Allora, Massimiliano, una prima cosa che vorrei chiederti, tra le prime parole che tu scrivi nel libro, all'inizio racconti, no, di quando tu dici ad altre persone del posto, giovani ucraini, che stai per partire per andare a vedere Chernobyl. E una battuta che ti fa una ragazza, la riporto brevemente, dice: da domani sarai verde, non voglio più vederti perché mi farai paura, e ti dice questa cosa ridendo. È una frase un po' emblematica che ci può aiutare un po' a capire anche quello che dicono giovani, persone che all'epoca di fatti non erano nati o erano piccolissimi, no? Per capire la percezione che c'è oggi della popolazione del posto su questa tragedia. Sì, assolutamente, c'è una totale rimozione di quello che è stato Chernobyl. Non se ne può parlare, e se se ne parla comunque si tende a minimizzare. Dobbiamo immaginare che questi ragazzi fino a 10 anni fa erano sotto un regime, e quindi già a scuola ben poco se ne parlava. Oggi comunque il loro modo di vivere è quello di completamente dimenticare Chernobyl. Infatti erano un po' colpiti che noi andassimo a visitare l'area. Un'area, Massimiliano, che tu nelle foto, ecco che cominciamo già, abbiamo visto qualcosina mentre parlavi, nelle foto e nelle parole che tu scrivi in questo libro sembra quasi una Pompei moderna. Tu racconti di... è una cosa quasi... contraddittoria, ce la puoi spiegare meglio, perché ci sono degli scheletri tra virgolette architettonici con queste strutture di fatto abbandonate, ferme a così come sono state lasciate quando è successa la tragedia, e allo stesso tempo racconti quasi di oasi ecologiche, foreste rosse, no? Una situazione quasi paradossale. Sì, questa è la contraddizione di questo luogo. Siamo davanti a un'area abbandonata da 25 anni, dove nessuno mette piede da 25 anni, quindi dove tutto è spugnoso, tutto è marcio, ma al contempo abbiamo una natura rigogliosa che, proprio per il fatto che l'uomo non ci entra da 25 anni, è esplosa. Quindi la foresta è rinata, specie animali che ormai erano estinte sono ritornate, e questo è il vero paradosso dell'area di Chernobyl in questo momento. Tanto verde e tanto grigio. Tanto verde e tanto grigio, e il grigio che, su cui tu ti soffermi un po' di più e che in effetti colpisce è quello della cittadina di Pripyat, correggimi magari tu la pronuncia. Perfetto, Pripyat. Pripyat, perfetto. Allora, che era una città modernissima, non quello che magari noi penseremmo, no, di un regime socialista, una città che aveva praticamente tutto e che è ritrovato esattamente così come era stata lasciata. Sì, a 2 chilometri dalla centrale c'era questa cittadina nata solo esclusivamente per i lavoratori della centrale, che era una cittadina modello. Hanno costruito una cittadina che doveva essere perfetta, quindi con centri culturali, centri sportivi, discoteche, piscine. C'era la più grande piscina olimpionica dell'Ucraina. Le immagini all'epoca che stiamo vedendo raccontano proprio di Pripyat, credo, esatto. Sì. Esattamente. E, era la città più vicina alla centrale. C'erano 50.000 abitanti e questi 50.000 abitanti sono stati evacuati. Ora la città è rimasta intatta, immobile, al giorno dell'esplosione. E quindi è veramente un salto negli anni Ottanta. L'ho definita una sorta di Pompei, perché abbiamo tutto ciò che c'era negli anni Ottanta fermo lì da 25 anni. Tu dici, no, era una città giovane, che giovane è rimasta per sempre, la cui vita è stata spezzata a 16 anni, no? Come fosse una persona, sì, quasi, raccontando di questa Pripyat. Sì, è stata fondata nel 1970 con l'impianto nucleare ed è morta nel 1986, a 16 anni. Quindi non ha avuto neanche il tempo forse di vivere i suoi anni migliori. Ed è lì, immobile, tutto grigio, ma rimane qualcosa di colorato, che è la plastica che è rimasta negli anni. La plastica, quindi si vedono questi sprazzi di giallo, di arancione, perché la plastica con gli anni rimane colorata.
Senti, ci sono due posti, due luoghi in particolare, forse un po' più emblematici di questa Pripyat. Allora, ad esempio, c'era la sede del partito dove ci si preparava anche la festa del 1° maggio, quindi ci sono, magari riusciremo anche a vedere anche queste immagini fra qualche istante, perché le hai messe nel libro, no, di questa sede del partito con tutti i manifesti, i cartelloni, di quello che stavano facendo per prepararsi a questa festa. E poi c'era anche una scuola, dove per assurdo, anche nella scuola tutto è rimasto lì, ci sono ancora i quaderni, tu hai documentato tutto, nella scuola per assurdo si erano preparati poco prima della tragedia ad un'esercitazione prevedendo un eventuale attacco nucleare da parte degli occidentali. Sì, sicuramente la scuola è il posto più tragico e drammatico dell'intera cittadina. Dobbiamo immaginarci una scuola intatta, con quindi le aule, i banchi, le scrivanie, e soprattutto i libri, perché dovete immaginare che da Pripyat tutto è stato rubato negli anni, in questi 25 anni, i saccheggiatori sono riusciti a entrare e hanno rubato tutto, tranne i libri, perché i libri per i ladri non hanno valore. E quindi ci sono questi libri del socialismo, dell'Unione Sovietica, immobili là, bagnati, distrutti dal tempo. Però è l'unica cosa che sono rimaste nella scuola sono i libri. E poi la scuola è disseminata, come dicevi tu giustamente, da maschere antigas. E non maschere antigas come possiamo pensare noi per l'incubo nucleare, ma perché il governo faceva fare esercitazioni ai ragazzi per salvaguardarsi da un eventuale attacco da parte dell'Occidente. E quindi tutta la scuola è piena di queste maschere, per adulti, per bambini, appoggiate sui banchi. Ecco, il fatto che si stessero preparando per queste maschere, appunto, come detto, servivano per altre cose, non per in qualche modo ripararsi da questa emergenza nucleare che era effettivamente scoppiata a Chernobyl, in qualche modo fanno capire che il governo si comportò all'epoca in modo, possiamo dire, forse omertoso, o comunque diede delle risposte, delle indicazioni tardive agli abitanti della zona. O non è così? E questo forse ci riavvicina anche a quello che sta accadendo, tornando all'attualità, in Giappone. Sì, assolutamente. C'è una sorta di abitudine alla menzogna di un certo tipo di governi, e lì accade esattamente questo, che a 24 ore dall'esplosione della centrale fu evacuata Pripyat, e in Europa si seppe tutto solo 4-5 giorni dopo, quando la nube radioattiva arrivò in Nord Europa. Noi sappiamo che il Nord Europa è ricco di centrali nucleari e quindi controllano spesso l'area di continuo, e quindi solamente in quel momento noi abbiamo saputo dell'esplosione, altrimenti il governo sovietico ce l'avrebbe nascosto. Pensate che il 1° maggio a Kiev, solo 100 km più a sud, ci fu la grande festa dei lavoratori, che in Unione Sovietica era molto grande, e in pieno fallout radioattivo centinaia di migliaia di persone erano per strada. Peraltro tu dici anche che adesso una decisione il governo ucraino concede ancora il 1° maggio agli abitanti di Pripyat di tornare in loro case per qualche ora, perché all'epoca fu detto loro andate, ne tornerete fra 3 giorni, insomma in tempi brevi, poi in realtà non è stato così ovviamente. Sì, una delle cose più triste è sicuramente il capitolo degli animali domestici. Gli animali domestici furono lasciati là perché fu promesso loro in 48 ore di tornare. Quindi loro se ne andarono con poche cose, lasciandoli tutto, tutti i loro ricordi, anche gli animali domestici, e non tornarono mai più. Ora, dopo circa 10 anni, possiamo immaginare dal 1996, possono tornare il 1° maggio. E mi raccontano di grandi feste, non in realtà di un'atmosfera triste. Vanno e fanno dei grandi banchetti in quella che era la piazza principale di Pripyat. Senti, ecco, peraltro questa cosa degli animali ricorre anche in Giappone, proprio in questi giorni abbiamo visto tanti animali lasciati così per la strada. Altre due cose voglio chiederti, che secondo me accostano Chernobyl al Giappone di oggi. Tu racconti del sarcofago che è stato messo sopra Chernobyl, un sarcofago, tu racconti, però visibilmente fragile, pieno di crepe, dove ci sono i nidi d'uccelli, quindi una situazione forse non così sicura come dovrebbe essere. E poi racconti dei ricercatori che all'epoca da Pripyat andarono a morire di fatto in questa centrale, e assomigliano un po' ai giapponesi che sono andati anche loro a morire a Fukushima. Praticamente una condanna a morte, tentare di fare qualcosa nell'immediato, no? Senza sì, essere sì, protetti. Sì.
Sì, sono di fatto dei volontari che vanno a morire, nel senso che se noi andiamo a guardare le stime ufficiali del disastro di Chernobyl, non vengono conteggiati tutti coloro che sono morti per tumore, ma vengono conteggiati solo esclusivamente i pompieri, i liquidatori che andarono a morire direttamente sul nucleo con pochissime sicurezze, gli abiti non erano adatti, andarono a spegnere il fuoco del nucleo radioattivo direttamente praticamente a mani nude. E oggi a Fukushima ovviamente è cambiato, ovviamente saranno più protetti, ma di fatto siamo di fronte ancora una volta dei martiri. E su questo sarcofago invece, tu racconti un sarcofago che in realtà appunto è pieno di crepe. Sì. Il sarcofago è stato costruito nel 1987, un anno dopo, e di fatto ora non regge più, nel senso che è pieno di crepe e pensate, ci sono rondini che entrano ed escono perché hanno fatto il nido all'interno. E all'interno di questo sarcofago cosa c'è? C'è la maceria del reattore numero 4, cioè il nucleo è ancora vivo, perché il nucleo è totalmente vivo, il materiale radioattivo continua a bruciare ancora. E quindi queste rondini entrano ed escono. In questo momento la comunità europea ha finanziato la costruzione di un nuovo reattore che costerà $1 miliardo, ma ne sono stati recuperati per il momento solamente 100 milioni, quindi ancora siamo solamente a un decimo.